Buongiorno ragazzi, come andiamo? Bene, tutto a posto, vero? Ok, oggi andiamo subito al sodo. Voglio parlarvi di quello che ho battezzato come la tecnica del bersaglio. Immaginate di essere in un tirassegno, in un centro di tiro con l'arco e dover fare centro. Quello che a noi interessa è il pallino centrale, il pallino rosso, quello che vale più punti. Poi tutto attorno abbiamo dei cerchi concentrici che valgono sempre meno, che però comunque alla fine del risultato ci daranno sempre la somma del punteggio che vogliamo ottenere. Per fare questo andiamo subito su Amazon e ho deciso di prendere una keyword che non è profittevole, dato il periodo super inflazionato, ma mi serve per farvi capire esattamente in che modo ho messo a posto questa tecnica, appunto questa tecnica, che come vi dicevo ho battezzato la tecnica del bersaglio. Credo di averla inventata io. Se qualcuno ha notizie diverse me lo dica, però è una roba che secondo me è carina. Allora, prendiamo subito il nostro Christmas Coloring Book. Come vedete, più di 20.000 risultati. Quello che faccio è andare sulla pagina che mi interessa, con la keyword da targetizzare, do una prima occhiata, vedo se vende, questa vende, perché vedete questi BSR saltando gli sponsorizzati, 2.000, 1.000, 1.400, 4.22. E vado solo ed esclusivamente a copiarmi questi ASIN. Quindi copio questo e lo riporto sul nostro Ilium nella sezione di Cerebro. Su Cerebro, naturalmente, vado a selezionare il paese di riferimento, nel mio caso gli Stati Uniti. Poi copiamo questo. Mettiamo qua. Copiamo quest'altro. Se non avete mai usato Ilium, anche la versione gratuita, potete utilizzare anche X-Ray, l'estensione di Chrome che praticamente vi va a mettere direttamente gli ASIN che selezionate senza fare così, copia e incolla, li potete mettere direttamente all'interno di Chrome. Lo faccio vedere con una alla volta in modo che capite che tipo di operazione vado a fare. Vediamo se c'è qualcos'altro che vende. 5.000, 9.000, 3.000, sì, mettiamo anche questo. Questo, copia, incolla, prendiamo ancora qualcuno, mettiamo questo qui da 5.000 che mi piace. Incolliamo qui, prendiamone ancora uno se ce n'è uno basso, vediamo 4.000, 5.000, prendiamo questo. Ripeto, la keyword dovete prima di tutto avere la keyword profittevole, perché sennò andare a grebbare i dati di una keyword che non è profittevole, capite che non va bene. Una volta che abbiamo messo i nostri asini, gli chiediamo di prenderci le keyword, di estrapolare le keyword. Get keyword, lui andrà a lavorare, forse. Vediamo quindi se va a fare la sua ricerca, tutte le sue robine. Sì, ho già ricercato queste keyword. Farcela, fammi questo regalo. Su. Oh, là, forse ce la facciamo, ce la facciamo. Perfetto, adesso lui che cosa ci restituirà? Andrà a restituire una montagnetta di keyword, forse. Scusate le difficoltà di registrazione oggi, ma ok. Allora, una montagna di keyword. Come vedete sono più di 4.600 keyword. 4.600 keyword per noi sono tante. Intanto iniziamo a togliere questo e questo. Dicevo, 4.600 keyword per noi sono tantissime, sono tutti i vari cerchi del nostro bersaglio, come vi spiegavo, no? Quindi andiamo su e diciamo, senti Elio, voglio bene, però fammi vedere solo quei libri che hanno almeno 500 ricerche mensili. Vi ricordate? Abbiamo stabilito 500 ricerche mensili. Facciamo la ricerca. Ecco
e vediamo a quante keyword arriviamo. Siamo scesi tanto, no? Siamo già a un buon risultato, però sono ancora troppe. Senti, Ilium, ti voglio sempre bene io, però fammi un favore, fammi vedere soltanto le keyword comuni nei primi, facciamo 5-6 libri. Vediamo quante diventano. Benissimo, poco più di 300. Ti voglio sempre bene, ma fammi un altro favore. Fammi vedere solo quei libri che hanno 500 ricerche mensili e che però sono compresi in rank della prima pagina o perlomeno dei primi 20 risultati. Ok, 29 keyword. 29 keyword sono i cerchi nel nostro bersaglio. Guardate. Ordinandole per search volume, abbiamo esattamente il nostro bersaglio. La keyword di riferimento, questa esattamente, è il nostro puntino rosso, è il centro del nostro bersaglio, è quello a cui dobbiamo puntare. Poi andando verso l'esterno abbiamo il 20 punti, il 30 punti, il 50 punti, il 60 punti, 70 e così via andare. Il nostro scopo è avvicinarci il più possibile al pallino rosso, abbiamo detto. Quindi in titolo, sottotitolo e keyword dovete per forza di cose avere queste keyword per arrivare nella posizione che ci siamo prefissati. Quando apriamo la pagina di Amazon di ricerca, noi dobbiamo essere lì e sappiamo che se ci sono quei libri con queste keyword, probabilmente ci possiamo arrivare anche noi. Mi raccomando, quindi il vostro titolo dovrà avere nel bersaglio la keyword di riferimento e pian piano i cerchi concentrici che si allontanano dal puntino rosso saranno il nostro sottotitolo e le nostre keyword di back-end. Ok? Vedete, avete da spaziare di fantasia e tutto. Potete inserire parole come Grinch, potete inserire come Winter. Dovete un attimo guardare quali sono le keyword suggerite per la nostra parametrizzazione e andare a cercare quelle che vanno meglio. Ok? Naturalmente vi può capitare che siano troppo poche oppure che siano ancora tante. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo cercare di giocare con i parametri di Helium. I parametri che possiamo andare a toccare quali sono? Vi faccio vedere. Si muove. Invece si è rimpallato. Su bello, su. Ok, ce la facciamo. Allora, i parametri sono al posto dei primi 20 libri, possiamo dirgli fammi vedere i primi 10, i primi 12, i primi 15. In questo modo le keyword cosa succede? Andranno a modificare il risultato che ci restituisce. Vedete? Diventate 25, abbiamo ristretto il campo. Ok? Bon. Penso che per oggi sia tutto, ragazzi. Io vi ringrazio e vi chiedo ancora scusa per i problemi tecnici, ma purtroppo sono anche in vacanza, diciamo così. Anche se sto lavorando, sono qua in vacanza. Aspetto i vostri commenti, vi faccio un in bocca al lupo per la stagione di Natale. E oh, fatemi sapere che ne pensate. Ciao a tutti.